Oggi parliamo di una storia di violenza, di sangue, di necrofilia. Di solito nei miei video mi permetto anche un pochino di ironia per diffondere un po' di curiosità sul nostro territorio, ma stavolta, visto che la storia che racconterò è tutto sommato recente e che coinvolge anche la morte di un bambino che oggi avrebbe avuto 72 anni e probabilmente sarebbe stato con i suoi nipotini, voglio mantenere un certo rispetto. Vi racconto la storia del mostro di Pontoglio, quello che probabilmente è uno dei primissimi serial killer della storia della Repubblica Italiana. Vitalino Morandini nasce nel 1916 a Adrara San Rocco, quindi è un bergamasco, cresciuto sui colli a ridosso del nostro bellissimo lago. I testimoni riferiscono che si trattava di un bambino molto malinconico e triste, che tuttavia andava molto bene a scuola, una scuola che però, a causa delle ristrettezze economiche della sua famiglia, non riuscì a concludere. E dovette ben presto a piegare la schiena sui campi, soprattutto sui pascoli, per aiutare la famiglia. Una condizione questa che di sicuro non lo soddisfaceva, per cui aveva iniziato ben presto a rubare, già a 15 anni e aveva avuto i primi guai con la giustizia. A 19 anni subisce la primissima di una lunga serie di reclusioni che praticamente nei successivi 3 anni lo portano dentro e fuori dal carcere. Poi nel 38 parte per il servizio di leva e ovviamente l'anno dopo scoppia la Seconda Guerra Mondiale e viene spedito a combattere molto presto. Finisce sul fronte jugoslavo, dove chissà se mai avrà visto qualcosa che avrà contribuito ad alimentare la sua violenza personale. Dopotutto sono anni in cui anche la gente comune viveva la morte e la violenza con una frequenza disarmante. Alla fine del conflitto nasce la Repubblica Italiana, ma lui di sicuro non aveva in mente di mettersi la testa a posto, ricomincia con le sue ruberie, in particolare furti di bestiame che all'epoca andavano per la maggiore, e tra i vari furti che compie ruba anche 240.000 lire al cugino Giovanni Morandini, che lo denuncerà. A seguito di questa denuncia Vitalino passerà 6 anni in un carcere in Sardegna e quando ritorna in libertà va ad abitare da una zia che lo accoglie a Pontoglio. In quegli anni al fresco, tuttavia, aveva maturato il suo desiderio di vendetta. Lui non vedeva in se stesso e nelle sue azioni il problema, ma la causa dei suoi ultimi mali era quel cugino che gli aveva fatto passare 6 anni in carcere. Un carcere che lo aveva cambiato profondamente e tutti quelli che lo conoscevano come tutto sommato un bonaccione vedono subito che non è più la stessa persona. Una sera di novembre del 1955 è deciso ad attuare il suo piano di vendetta. Va dal cugino ad Adrara e lo ammazza con un colpo in testa usando il dorso di una scure. Poi inscena un finto incidente legandolo alle briglie della vacca che stava portando al pascolo e facendo correre questa giù per un pendio. Inizialmente la farà franca, infatti un giornale locale avrebbe scritto sinteticamente che un mandriano di Adrara era morto trascinato da una vacca lungo un pendio, precipitando da un burrone. Quell'omicidio, invece che turbarlo, deve avergli fatto percepire una grande supremazia. Finalmente non si sentiva più così inferiore, deve essergli veramente piaciuto. Per cui non passano 10 giorni prima che dia sfogo ancora alla sua sete di sangue. Stavolta tocca alla famiglia Valtulini di Adrara. 2 donne ed un bambino di 5 anni, piccolo Fausto, saranno trovati carbonizzati nell'incendio di una cascina e inizialmente si penserà ad una triste tragedia, un brutale incidente di questa stagione invernale che sta per cominciare. Sarà lui in seguito a rivelare che li aveva uccisi tutti a bastonate, compreso il bambino. Morandini diventa un cacciatore famelico. Il 28 dicembre, quindi neanche un mese dopo, stavolta tocca ai coniugi Oberti di Grone. Entrò di notte in casa loro e trovandoli nel sonno li uccise a colpi di picconata in testa. I figli, che dormivano in un'altra stanza, per fortuna stavolta non vennero toccati dalla sua furia omicida. Questo episodio rese evidenti alle autorità che si aggirava nei dintorni un mostro, un pazzo sanguinario. Non c'era ancora la concezione di killer seriale, siamo negli anni 50. Tuttavia era chiaro che qualcosa di anomalo stava succedendo nei dintorni, per cui tutte le caserme drizzarono le antenne. Inizialmente venne arrestato Pierluigi Parisi, vicino di casa dei coniugi Uberti. Questo perché per introdursi nella casa l'assassino era entrato da una botola che in pochissimi conoscevano e lui che viveva con loro nella cascina era uno di quei pochi e in più
Era da lungo tempo che tutti sapevano che aveva delle divergenze per i confini, per questioni di proprietà con la famiglia Oberti. Si scoprirà in seguito che Morandini conosceva quella botola perché presso quella famiglia aveva fatto dei piccoli lavori di muratura tempo addietro. Arrivato gennaio, la neve, la nebbia, la difficoltà degli spostamenti di quel periodo avrebbero reso molto difficile questo tipo di attività a lungo raggio, per cui anche Morandini aveva due scelte: o fermarsi oppure operare in una zona molto più vicina. E la sua fama di violenza, quelle pratiche che da sole riuscivano a dargli un minimo senso di potere, non potevano essere taciute. Per cui stavolta Morandini prende di mira direttamente una famiglia abbiente del paese dove abita in quel momento, Pontoglio. Si tratta della famiglia Breno, che all'epoca gestiva la tabaccheria del paese. Il 23 gennaio 1956, la gente che al mattino presto si reca in tabaccheria per comprare le sigarette, trovano l'impronta di una mano insanguinata sulla finestra della casa che proprio sopra la tabaccheria aveva la famiglia, e altri segni che inevitabilmente facevano temere il peggio. I carabinieri, uscendo dall'abitazione, quando ormai erano giunti i giornalisti, dichiararono che la casa sembrava una macelleria e che il sangue era schizzato fino al soffitto. I coniugi Cesare e Colomba furono uccisi nella loro camera da letto con un sasso avvolto, non si capisce se in una calza o in una sciarpa, e percossi praticamente come con una mazza. La giovane figlia Emilia, invece, fu ritrovata nuda, brutalmente massacrata e quanto pare violata, probabilmente dopo che era stata uccisa dallo stesso Morandini, visto che lei opponeva resistenza. L'impronta di quella mano insanguinata sulla finestra era proprio la sua. Caso vuole che proprio in quel giorno Bernardo Valtulini di Adrara, che stava cercando di cominciare a risistemare quella cascina che appunto nell'incendio si era portata via tra i suoi familiari, ritrovò fuori nel campo adiacente alla cascina il libretto postale appartenuto a Maria Falconi, una delle tre vittime. Che cosa ci faceva là? Che l'incendio fosse da collegare a un furto? Le voci che stavano arrivando anche a lui di quello che era appena successo la mattina precedente a Pontoglio iniziarono a fargli collegare le due cose. Il primo sospetto cade su Vincenzo Volsi, un pontogliese che aveva reati precedenti per furti di bestiame. Tuttavia la svolta venne per mano della zia del Morandini e di altri conoscenti che fecero sapere ai carabinieri dei dettagli che iniziarono veramente a far sospettare sul suo conto. Facendo quindi irruzione nella sua casa a Pontoglio, i carabinieri trovarono quasi esterrefatti le prove di tutti quei delitti che lui, Vitalino, conservava come dei trofei, come noi sappiamo oggi che si tratta di un'abitudine di certi killer seriali. Quasi tutti questi macabri trofei erano abiti o comunque capi di vestiario, tra cui spiccavano le mutande della povera Emilia. Scattò praticamente una caccia all'uomo che si concluse nel giro di poco tempo con un agguato avvenuto proprio nella stessa Pontoglio dove lui, molto inconsciamente, incautamente, aveva anche deciso di ritornare. Non vi spiego tutti i dettagli, ma per chi vuole approfondire, ho scritto un articolo un po' più completo che vi metto appunto in descrizione. Nella caserma di Chiari non ci volle molto per farlo crollare, fargli confessare praticamente tutto. E la prova della sua totale confessione è anche il fatto che ha appunto ammesso anche l'omicidio, il primo omicidio da lui commesso, quello del cugino, di cui di fatto al momento non si stava ancora sospettando. Alla fine Morandini non durò moltissimo perché si impiccò in carcere nel 1960 e si portò nella tomba quello che secondo molti è un segreto, se ci sia la decima vittima, perché appunto quel primo omicidio del cugino ha fatto pensare molti a un altro possibile delitto che il Morandini potrebbe aver commesso, quello della zia Pasqua Bresciani, madre del cugino Giovanni Morandini, che lei nel 1947 cadde mentre stava pascolando la sua mandria, anche lei da un dirupo. Questa coincidenza ha fatto pensare moltissimi, anche se devo dire che non avrebbe avuto molto senso confessare un omicidio come quello del cugino, su cui non c'erano praticamente prove, e nascondere quello invece della zia. Sulla sua totale mancanza di sensibilità sono emblematiche anche certe parole che usò appunto in tribunale.
procuratore che gli chiese appunto se avesse provato qualcosa nell'uccidere queste persone, qualche limitazione morale, qualche limitazione istintiva, Morandini disse semplicemente che per lui era stato come tirare il collo alle galline. Un minimo di lucidità anche lui la manteneva. Che qualcosa di storto fosse cresciuto nella sua mente era chiaro anche a lui, visto che al suo avvocato una volta disse di lasciarlo stare perché lui non era un uomo. Spero vi sia interessata questa storia noir del nostro territorio e vi prometto che la prossima volta magari tornerò con un argomento un po' meno macabro. Iscriviti al canale e seguimi su Facebook e Instagram.